si inaugurerà sabato 1 febbraio a Parco 2, negli spazi espositivi di Via Bertossi a Pordenone, la mostra Incrocio 2, fili e nodi. Curata da Francesca Agostinelli, che si avvale della collaborazione delle associazioni Le Arti Tessili di Maniago Pordenone, Mediana Onis, del Circolo Arci di Cervignano del Friuli e con il patrocinio ed il sostegno dell'amministrazione comunale, l'esposizione intende proporre opere di una ventina di artisti che intorno al tessile lavorano declinando gli assunti fondamentali dello specifico verso una contemporaneità sensibile al dato collettivo, alla manualità, al quotidiano, quanto alle problematiche più urgenti di questo nostro attuale essere nel mondo. L'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. È un'iniziativa estremamente interessante che permetterà di mettere in mostra capolavori attraverso intrecci, trame e proposizioni, opere artistiche di artisti, come dicevo, di carattere internazionale. Ci permetterà di mettere in mostra anche un importante valore simbolico, quello dell'intreccio, della comunicazione, dei fili, dei legami che si creano sia con la cultura, con gli scambi, con l'arte. Quindi un invito a tutti a partecipare a questo evento e soprattutto i complimenti, i migliori auguri all'associazione Mediana Onis e all'associazione Arti Tessili di Maniago, che per l'occasione presenterà anche la prossima edizione del premio Arti Tessili. La mostra Incroci 2 fa parte di un progetto espositivo che vuole festeggiare i 10 anni della rassegna di arte contemporanea di Cervignano. Quest'anno il progetto si chiama Incroci, Incroci 2, la seconda esposizione, questa è dedicata all'arte tessile. Abbiamo voluto lavorare intorno al medium dell'arte tessile a Pordenone, luogo importantissimo, che intorno a questa lavorazione ha addirittura conformato il suo paesaggio. E intorno al tessile abbiamo chiamato a raccolta gli artisti delle rassegne precedenti, ma anche chi non poteva mancare, cioè l'associazione Le Arti Tessili, che da molti anni lavora in questo senso sul territorio, portando a livello internazionale la cosiddetta Fiber Art. Qui abbiamo la collezione Valcellina, abbiamo 18 artisti che lavorano intorno al medium e poi nelle intenzioni curatoriali abbiamo voluto chiamare alcuni artisti che nella loro ricerca trattengono la memoria del tessile, il concetto, le strutture legate alla ripetitività, ai silenzi, agli incroci, appunto, come intitola tutta la rassegna. Curatore del progetto quest'anno è Chiara Tavella con Orietta Masin. Ringraziamo per l'ospitalità il comune di Pordenone e tutti gli artisti che con noi hanno lavorato e ancora quelli che speriamo lavoreranno ancora con noi in questa rassegna di arte contemporanea. 10 anni sono tanti di questi tempi per un'attività così difficile. Noi siamo orgogliosi di essere qua come associazione Le Arti Tessili, che io presiedo, è un'associazione di Maniago, e siamo qua all'insegna della collaborazione, ma anche proprio per promuovere il nostro evento di punta, l'evento più importante della nostra attività associativa, che è il Premio Valcellina, un concorso internazionale d'arte tessile che vede l'intervento, la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo, giovani artisti, perché l'età degli artisti non deve superare i 36 anni. E questo concorso si concretizzerà all'interno di una mostra di tutte le opere che perverranno in questo periodo a Maniago, presso il Palazzo dei Conti d'Attimis, a partire dal 12 aprile. Quindi ben lieti di essere qua con alcune opere della Valcellina Collection, cioè delle precedenti 8 edizioni del Premio Valcellina, e in attesa della grande curiosità che speriamo di destare in occasione di questa mostra per la nostra esposizione, il Premio Valcellina, appunto, a partire da aprile a Maniago.